della vita della parrocchia, ma il segno degli amici del timone sono risorto, ecco, per chi ha per riconoscere le mie vicissitudini dell'ultimo mese, insomma, ho avuto un lungo periodo di ricovero, poi un lungo periodo di convalescenza, ma anche grazie alle preghiere di tanti di voi ho un po' accelerato, ecco, questa mia convalescenza, e dopo un mese, ecco, posso di nuovo tornare in campo, ecco, con qualche cautela in più rispetto a prima, con qualche prudenza in più, ma certamente grazie a Dio, insomma, ho anche grazie alle vostre manifestazioni di affetto ho potuto accelerare la mia guarigione. E stasera affrontiamo una tematica molto molto interessante, che è il rapporto fra scienza e fede, vedere come questi due ambiti non si contraddicono. Lo potremmo analizzare dal punto di vista strettamente più formale, ecco, vedendo come scienza e fede non si contraddicono perché si riferiscono ad ambiti del sapere diversi, no? La scienza ci spiega il come avvengono i fenomeni, ecco, cerca di arrivare a scoprire le leggi che determinano i fenomeni fisici che, attraverso il quale si svolgono la vita delle realtà create. La fede invece ci aiuta a scoprire la legge fondamentale che ci porta al cielo. Non ci dice come funziona il cielo la fede, però ci traccia la strada verso il cielo. Potremmo affrontarla in questo modo la questione, ma stasera la affrontiamo da un punto di vista, a mio avviso, molto più interessante, molto più vivo. Cioè vedendo come in realtà, pur riferendosi ad ambiti diversi, la fede e la scienza sono nel corso della storia del cristianesimo entrati in una simbiosi profonda. Perché Francesco Agnoli, il relatore di stasera, che verrà poi introdotto in maniera più particolare da Giovanni, ci farà capire come il metodo scientifico nel mondo occidentale è nato proprio a partire da una visione nuova, ecco, del cosmo e del mondo, che è nata dalla fede. Ma qualcosa in più, ecco, non solo è nata da una riflessione fatta da credenti, ma credenti stessi sono stati i pionieri della scienza, e ne citeremo a decine e decine, ne tralasceremo tanti, ma soprattutto non si può citare ovviamente colui che è universalmente considerato il padre del metodo scientifico, che è Galileo Galilei, che era un cattolico a tutto tondo, ecco, nonostante poi le vicissitudini che hanno caratterizzato il suo rapporto con la Chiesa del tempo, ma in realtà queste vicissitudini non tolgono la natura perfettamente credente e pienamente cattolica di Galileo Galilei. Quindi è una conferenza che certamente ci parla di una realtà frutto della riflessione della fede, che non è la cosa più importante. Come ho detto prima, la fede è importante perché ci dona la vita eterna, ma fra le sue conseguenze, fra i suoi frutti, tra le tante cose che la fede ha donato, c'è anche proprio la nascita del pensiero scientifico, che è una creazione del pensiero cristiano e che è stata realizzata proprio da decine e decine, se non centinaia, di scienziati cristiani, cattolici e credenti, molti dei quali addirittura erano religiosi e sacerdoti. Un nome su tutti, un religioso, se non sbaglio, nativo di Lucca, Barsanti, che poi citeremo, che è una delle mie ultime scoperte, un po' frutto della maggiore possibilità di leggere che ho avuto in questi giorni. Questo sacerdote toscano, se non un Barnavita, Scolopio, è stato l'inventore anche del motore a scoppio. Quindi anche quando accendiamo la nostra macchina, ecco, siamo messi di fronte a un dono che viene non solo in senso remoto dalla fede e dal pensiero cristiano, ma che viene proprio anche da un sacerdote credente e inventore. Mi fermo qua e cedo la parola a Giovanni. Presento brevemente Francesco Agnoli, che è un collaboratore del Timone innanzitutto, quindi si inserisce benissimo a questo ciclo di conferenze, collabora anche con il Foglio, con l'Avvenire, nonché con Radio Maria. Ecco, in particolare gli ultimi libri di Francesco Agnoli affrontano molto il tema del contributo dato alla civiltà europea dal cristianesimo, contributo che vuole essere ignorato, ma che, se ci guardiamo un attimo e guardiamo che è successo negli altri continenti, negli altri paesi,
vediamo che è determinante. In particolare cito, oltre al libro che insomma, questa sera è proprio come dire, attinente a questa serata, un libro su Spallanzani e Mendel, scritto con Enzo Pennetta, due religiosi che hanno dato contributi importanti alla biologia e alla genetica, Case di Dio e ospedali, il contributo del cristianesimo alla edificazione di una sanità per tutti, e anche indagini sul cristianesimo invece proprio più generalmente sui contributi dati dal cristianesimo alla civiltà europea. Lui non mi parla, comunque lì davanti, vicino all'ingresso, ci sono diversi suoi libri, come diversi ne ho letti, li consiglio caldamente. E lascio la parola a Francesco, grazie.